È un piacere per me essere qui al Castello Svevo di Barletta per questa che è stata una collaborazione tra Ministero e AIS, Associazione Italiana Sommelier, nella giornata nazionale del vino e dell'olio. Abbiamo parlato di etichettatura di vino e di etichettatura di olio. Soprattutto quelle che sono le indicazioni che il consumatore deve poter seguire per poter individuare i prodotti a norma di legge e allo stesso tempo le indicazioni che gli imprenditori sia del vino che dell'olio devono riportare per avere un rapporto leale e mercantile nei confronti dei consumatori. Mi ha fatto piacere vedere la partecipazione di tante persone, di tanti imprenditori e anche l'allestimento, complimenti all'AIS per questo bellissimo allestimento qua nell'atrio del Castello Svevo. La diffusione e la cultura dell'olio e del vino in Puglia diventa sempre più grande. Pensate che quest'anno noi in Puglia abbiamo avuto già 40 corsi di primo, secondo e terzo livello. Abbiamo abbracciato più o meno un 6.000 utenti, dove abbiamo addirittura avuto 4.000 iscritti all'AIS. Quindi un'organizzazione che diffonde in Puglia, ma in Italia, soprattutto la cultura del vino. E Barletta è una sede storica, una città del vino, una sede storica di produzione di grandi vini da Nero di Troia. A Barletta nella seconda metà dell'Ottocento si produceva un vino da taglio che era famoso in tutta l'Europa dell'epoca. I francesi lo amavano particolarmente perché conferiva ai loro vini una personalità straordinaria. Col passare del tempo questo vitigno si è diffuso, ha ampliato la propria influenza, è andato più verso l'entroterra, è andato verso Capitanata. È un momento di grande risveglio, di grande riscoperta del Nero di Troia che probabilmente nei prossimi anni dominerà sulla scena internazionale come una delle principali varietà a bacca nera della Puglia, questa grande terra del vino. Un riconoscimento tangibile da parte delle istituzioni per le attività della nostra associazione che quotidianamente promuove la cultura del vino e ora anche dell'olio. Un'altra edizione della giornata nazionale sulla cultura dell'olio e del vino, un evento importante che AIS si marchia. Soprattutto noi dalla Puglia, perché durante la prima giornata sulla cultura del vino stimolammo l'AIS ad unire al vino l'olio, perché un territorio come la Puglia, che produce tanto olio, meritava di essere rappresentato. Bene, l'evento è diventato importante, abbiamo avuto riconoscimenti dalla Presidenza della Repubblica con la medaglia degli scorsi anni, quest'anno col patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Agricoltura, con la collaborazione di RAI, perché l'evento oggi l'abbiamo svolto in questo momento, in tutte le regioni d'Italia c'è un punto di ogni regione dove si parla di cultura, di olio e di vino.